Buonasera amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata di Il cittadino sovrano e qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, buona serata a tutti. Allora Marco, sembri particolarmente in forma stasera. No, <ride> ti vedo anche ti un po' sbottonato rispetto al solito. Sì, sì, tira vento, allora ho approfittato per <ride> arieggiare. Pensavo ci fosse caldo per quello, invece c'è vento. No, no. Eh sì, sì, purtroppo ci aveva illuso che ci sarebbe potuta essere una buona stagione già subito, invece c'è illuso, c'è illuso proprio. Cioè, eh vabbè, insomma, arriveranno anche tempi più caldi. Però eh. speriamo solo climaticamente parlando, va'. Eh, mi riprenderei penso. volentieri la Greta indietro rispetto a tutto quello che è venuto dopo. Diciamo che mi riprenderei <ride> volentieri subito la Greta proprio senza senza discussioni. Occhio a nominarla che si sa mai che sai com'è, no? poi te lo puoi anche attirare, quindi ma magari cioè, se riusciamo a sostituirla con tutto quello che è venuto dopo. Cioè, pensavamo fosse un problema lei all'epoca, ma ha ragione veduta col senno del poi averne. Cioè, me la riprendo a mani basse, cioè. <ride> faccio lo scambio dei fustini della Dash, famoso da pubblicità, <ride> lo faccio subito. <ride> eh, vabbè, insomma, sono periodi un po' caldi, direi che gli ultimi due anni sono stati periodi molto caldi e sembra che non vogliano uh, raffreddarsi, quindi... Uh, è questo anche il motivo per cui abbiamo scelto stasera questo, questo argomento. Un argomento che, come sapete, come sempre noi non andiamo a trattare in realtà quella che è l'attualità, la, uh, ma vogliamo trattare gli argomenti sempre da un punto di vista un pochino più sottile, più interiore. E quindi stasera parliamo appunto di pace e pacifismo, che sono due termini che vengono spesso confusi, vengono mm, non tanto nella, uh, nel modo di utilizzarli, quanto proprio nel concetto. Cioè si confonde spesso il pacifismo con la pace, quando in realtà non è così. Partiamo dal presupposto che il, la pace è uno stato interiore. La pace è, tu, è qualcosa che riguarda noi stessi nel nostro, uh, nel nostro profondo, riguarda la connessione tra anima e corpo e riguarda proprio questo aspetto che lo spirito ri riesce a mantenere in equilibrio. Infatti, uh, secondo uno studio trentennale che è stato fatto sui. Uh, livelli di coscienza la pace è lo stadio prima dell'illuminazione e nel 93 quando questo, questo uh, studio fu pubblicato si diceva che solo 12 persone al mondo potessero essere realmente in uno stato di pace quindi voi capite come la pace sia veramente Um, uno stato molto difficile da, uh, da raggiungere perché prima ci sono tanti altri step, bisogna raggiungere la fase dell'amore incondizionato, la fase della gioia, eh, stati che sicuramente sono già complicati di per sé da trovare o perlomeno non tanto da trovare quanto poi da, uh, da mantenere. Cos'è invece il pacifismo? Il pacifismo... È l'ipocrisia della pace, cioè pacifismo è la ricerca esteriore della pace, cioè, ehm, ci riferiamo ovviamente, due nazioni sono in guerra, quindi sicuramente c'è una dei, ce n'è una che è il diavolo, e l'altra invece che è. Che, che è la parte di, eh, che è nella ragione. In realtà non è mai così. Questo è proprio una declinazione del pacifismo, cioè già dire che una delle due parti ha assolutamente torto e l'altra invece è nella, uh, è nella ragione. E quindi schierarsi poi da una parte rispetto all'altra senza mai avere una visione completa di quello che sta invece eh, accadendo, pacifismo è poi la richiesta che mh, gli altri smettano i conflitti. Quando invece, eh, Marco, tu ti ricordi durante una telefonata l'abbiamo la, detto eh, praticamente: noi cerchiamo la pace fuori perché in realtà siamo in guerra all'interno di noi stessi. Noi siamo costantemente in guerra. Cosa intendo? Per guerra si intende i conflitti interiori che noi abbiamo. Che vogliamo una cosa, ma poi per tutta una serie di motivi eh, andiamo a fare tutt'altre azioni, tutt'altre scelte, per condizionamento, per quieto vivere, per compromesso. Ecco che oggi anche la pace tra nazioni la si ricerca proprio nei compromessi, e nel compromesso c'è sempre qualcuno che perde e qualcuno che vince mentre invece la pace è una situazione cosiddetta win-win, cioè tutti quanti ci guadagniamo. Marco. Ma allora diciamo che eh, soprattutto in questo momento storico mi sembra che eh, la pace stia al pacifismo un po' come... Uh, il femminismo stia a, a, alla donna e come la democrazia sta ai democratici, quindi, cioè, nel senso che mi sembra che si sia creata una sorta con tutte le eccezioni del caso, ovviamente. Ma mi sembra si sia creato anche proprio una sorta di cortocircuito, quasi semantico a volte, cioè, mh, almeno. A me sembra di vedere tantissime volte che paradossalmente eh, chi apparentemente si pone un obiettivo, uno scopo, una bandiera alla fine finisce eh, non so se in buona fede, in malafede o per ignoranza, cioè finisce banalmente per sostenere l'esatto opposto. E lo abbiamo visto, per esempio, negli ultimi anni con. Eh, la, la famigerata commissione cosiddetta amore del Parlamento, quindi la commissione contro l'odio, e poi però abbiamo visto che di odio in giro ce n'è stato parecchio, sia nei due anni passati, sia adesso, dove si iniziano a vedere i primi atti di, di aggressione verso persone, verso attività commerciali che possono essere ricondotti. A una certa nazione piuttosto che ad un'altra, e giustamente dicevi tu prima eh, quando si fa la guerra eh, è difficile che esista un santo e, e un diavolo, mm, probabilmente, diavolo non è totalmente diavolo. Ma il santo, mm, santi ce ne sono stati pochi nel mondo. E... diciamo che continuano a santificare però noi sappiamo anche eh, che tanti santi in realtà avevano avuto una vita un po diversa però, da yeah. come viene considerata la santificazione oggi eh sì diciamo che si tende sempre ad apprezzare ecco sulla si tende ovviamente partito siri eh, si tende sempre ad apprezzare le persone un bel tot di anni dopo che sono morte cioè sarebbe molto più bello apprezzarle quando sono in vita e, e, e valutarne per quello che sono anche lì senza demonizzazioni o beatificazioni cioè io non ne conosco di persone solo in un modo sono nell'altro neanche quando mi guarda allo specchio cioè, tutti abbiamo i nostri pregi i nostri difetti e siamo accettabili se non belli proprio per quello e, e, questo è un ragionamento che mi era già successo di fare tanti anni addietro e, e forse è comprensibile con uno di quegli esempi stupidi che faccio io, con uno di quei paradossi che faccio io, nel senso che se io vi dicessi che eh, appunto una persona ne ha accoltellata un'altra, voi come valutereste quella persona? chi è la vittima e chi è il carnefice? Beh, sembra abbastanza intuitivo. Ma se io vi dicessi che la persona che è stata accoltellata in realtà aveva torturato la persona che ha accoltellato nei due anni precedenti, a quel punto come valutereste i due soggetti? Chi è la vittima e chi è il carnefice? E se io vi dicessi ancora che quella persona che aveva torturato l'altra era perché aveva visto, che ne so, suo figlio ucciso da quella persona. E a quel punto come si ribalta nuovamente la situazione. E così potremmo andare avanti a ritroso all'infinito. Ovvio che se mi concentro sul risultato finale non ci sono grossi, grossi dubbi, ma il mondo è sempre andato avanti per azioni e reazioni. E spesso e volentieri purtroppo o per fortuna ad ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria quindi forse lo sforzo maggiore da fare non è tanto quello di eh, decidere di solito questo poi si fa fare a un giudice per quello non è tanto di decidere chi abbia più ragione chi abbia più torto chi le ha iniziata la guerra chi l'ha finita chi dovrebbe vincerla e chi dovrebbe perderla. Il problema intanto è forse il problema se ha un senso fare una guerra, perché è sempre evitabile una guerra, sempre, cioè non c'è mai una situazione nel quale non è evitabile, si può sempre evitare una guerra purché tutte e due le parti lo vogliano, primo. Quindi nel momento in cui si arriva... A quella conclusione vuol dire che una delle due parti, nella migliore delle ipotesi, ha fallito, anche in buona fede, nella peggiore non la voleva la pace. E per di più, visto quello che abbiamo detto, quel famoso principio del, della reazione uguale-contraria, forse converrebbe di più mantenersi su un equilibrio, su una posizione centrale. Tale da produrre altre reazioni di centratura piuttosto che continuare a sbilanciare i vari centri e fare come, come in un flipper dove si va, si viene sbattuti a destra e a sinistra senza capire niente. Poi perché si sente tanta musica, tanto rumore, tante botte come in un flipper, ma poi eh, si fa l'effetto della pallina: cioè non capisce niente, continua a sbattere e basta. Non è che decide lei dove andare, quindi l'effetto poi è quello. Marco è assolutamente eh, corretta tutta la, tua, tutta la tua analisi perché io ritengo che mh, guardare solo l'effetto finale è un po' quello che poi noi ci danni. Eh, mi eh dà, beh, mi... Scusami, sarei <ride> Ho trovato proprio la frase azzeccata a Daniel l'amico Daniel dice poi vai in tilt esattamente come il flipper. <ride> È <ride> esatto. quindi <ride> Bravo. E poi no, non capisci neanche più te da che parte stai e eh, qual è la scelta più, più corretta da fare, perché ovviamente questo è un po' quello che, quello che accade quando appunto eh, tra l'altro si razionalizza troppo. E dico sempre che per trovare la pace bisogna andare oltre. Cioè, non solo la comprensione, ma a volte proprio evitare di comprendere e andare oltre. Perché eh, tu hai fatto un bellissimo esempio di dire: sì, ma prima è successo questo, e prima è successo questo, e prima è successo questo. Ok, ma noi vogliamo rimanere su ciò che è stato prima o partiamo da adesso e andiamo a risolvere la questione in base a com'è la situazione in questo momento. Ecco. La persona che è in pace fa esattamente questo, cerca la soluzione non tanto guardando quello che è successo prima quanto analizzando il presente e da qua parte. parte. Quindi non parte più da un discorso di causa nel passato, effetto nel presente, ma eh, praticamente l'effetto diviene la causa per creare il divenire. Invece, continuando con la causa nel passato, beh, allora ci saranno sempre effetti che eh, ci spingono e ci autorizzano a determinate azioni che portano al pacifismo, però non portano alla pace. Il pacifismo è eh, sempre, ripeto, quella situazione dove c'è una parte che vince e una parte che perde. Cioè, è, Portiamo la pace, ma perché fai quello che dico io? E, e quella non è pace, quello si chiama dominio e dall'altra parte si chiama sottomissione. Quindi il cercare la pace perché c'è un'imposizione, beh, ripeto, uh, questo si chiama uh, pacifismo, il uh, cercare le proprie colpe negli altri perché non siamo stati in grado di gestire. Eh, determinate situazioni e allora si va a puntare il dito verso gli altri perché perché non siamo riusciti a dialogare non siamo riusciti a fare determinate azioni e quindi accade questo ripeto la pace è uno stato interiore prima di tutto e quindi non è puntare il dito verso gli altri non è costringere gli altri non è dire io ho ragione e tu hai per forza torto ma è Mettersi sullo stesso piano della, della controparte e comprendere, dopodiché eh, si dialoga. Dialogare non è parlo io e tu ascolti e fai quello che, di, eh, che voglio io. Il dialogo è mettersi sullo stesso piano entrambe le parti ascoltare e parlare, ascoltare e parlare e analizzare insieme tutti, eh, tutti i dettagli. Eh, un altro aspetto, Marco, che mi piacerebbe proprio toccare stasera, è la parte della... Mh, proprio del puntare continuamente il, il dito verso, verso l'esterno. Allora, noi abbiamo dei conflitti interiori, ce li abbiamo tutti, chi più, chi meno chi riesce magari a controllarli, a gestirli, a comprenderli, chi invece no, e fa parte di essere esseri umani, di essere queste anime incarnate in un corpo, in un corpo fisico. Quindi eh, tutto questo, <laughs> grazie. Ovviamente immagino si sia riferito alla... Giornata della donna, che della festa della donna che va declinando ormai, sono le ultime due ore di questa, di questa giornata. E, e quindi il proprio il discorso della pace interiore è un equilibrio totale di tutte le situazioni, e io magari posso avere il momento in cui uh, mi infiammo, perfetto. Ok, ci sta, ripeto, siamo esseri umani e non sempre la gestione delle nostre emozioni riesce in maniera pacata ed equilibrata. Ma appunto perché parliamo di equilibrio, dopo una volta che è passato questo momento, basta, ci si ragiona, non si rimane più arrabbiati, si cerca la soluzione. E se non c'è una soluzione, la cosa migliore è cambiare punto di vista perché magari semplicemente la cosa si risolve cambiando cioè cambiando prospettiva mi metto da un'altra parte ragiono in una modalità diversa mi metto nei panni ehm, della controparte del mio conflitto quindi altra cosa è che noi vogliamo la pace nel mondo quando in realtà siamo in guerra con il nostro vicino di casa. Beh, e se non abbiamo ancora capito che quel tipo di energia è quella che poi va ad alimentare su larga scala le guerre, beh, eh, allora abbiamo ancora tanto da imparare. Perché è sempre il solito: noi saremo in pace se decidono loro e saremo in guerra se decidono loro. In realtà, io sono in pace in guerra. Se lo decido io e se tutti lo decidiamo da noi stessi, e eh, beh eh, le guerre poi non succedono più, o perlomeno non avvengono in termini così ampi. Perché non sto dicendo che domani non ci saranno più eh, guerre, più conflitti. Il conflitto è anche un aspetto che ci fa crescere, che ci fa evolvere, perché senza conflitti eh, noi non evolveremo. Però è. Eh, il modo con cui noi affrontiamo i conflitti, cioè li comprendiamo, li gestiamo, li risolviamo oppure, siccome non sono in grado di risolverlo, allora impongo agli altri una modalità di vita che è quella che decido io. Marco, eh, grossa domanda, grossa domanda. <ride> Eh, nah, io mi sono soffermato su due aspetti che hai toccato, il primo quello del, dell'ascoltare e l'altro quello dell'immedesimarsi, che sembrano eh, due gesti in realtà molto generosi e purtroppo molto trascurati negli ultimi tempi, soprattutto quello dell'ascoltare poi eh, è andato totalmente fuori moda. Eh, perché un conto è stare davanti a una persona con gli occhi aperti mentre parla e annuire, un altro conto è ascoltarla. Poi c'è un ulteriore step che è quello di capirla, ma fermiamoci già al secondo, che, que che è quello di ascoltarla. Che è la differenza, Marco, tra è... udire e ascoltare: cioè esatto, dire sì. ho il senso dell'udito attivato, ascoltare in realtà presto attenzione, e sono due cose esatto. diverse che poi appunto c'è il terzo step però come dici tu già mantenere questi due eh, già capire in tempi la di crisi ci accontentiamo <ride> già di arrivare al secondo eh, intanto salutiamo anche Massimo che ci ha raggiunto e quindi se già rius riuscissimo a ristabilire quel secondo passaggio che è l'ascolto l'immedesimazione come dicevo prima sembrano due gesti molto non so come dire molto altruisti Dici, ma io sono bravo perché ascolto gli altri perché mi immedesimo negli altri e sicuramente lo sono oltre che gesti di estrema educazione ma in realtà sono anche dei gesti molto egoici cioè che producono un vantaggio per se stessi cioè, se io ascolto l'altra persona e l'ascolto davvero rischio di comprenderla e se la comprendo saranno minori le possibilità mie di fare una gaffa o di innescare magari un malinteso o di innescare una lotta quindi è vero che è un bel gesto e, e sembra altruista ma tutto sommato non è che lo si fa solo per gli altri, aiuta anche se stessi. E I social da questo punto di vista sono uno strumento di per sé fantastico e poi come sempre abbiamo detto dipende dall'uso che se ne fa. Cioè quanti utilizzano i social per leggere, ascoltare e quanti invece sentono il bisogno quasi bulimico di parlare, basta, di, di, di sfogarsi. di Buttare tutto lo, il male che si sentono dentro, tutti gli impulsi peggiori, magari facendo una giornata da perfetti gentiluomini e poi arrivano la sera e, e vomitare lì dentro quel social tutta la rabbia che hanno accumulato, tutta la frustrazione, cioè. quindi già solo l'ascolto è una parte importantissima per gli altri, ma soprattutto per sé perché aiuta quasi sempre a fare scelte migliori. A fare meno errori. L'immedesimarsi, idem. Se io riesco a immedesimarmi e a capire l'altra parte come ragiona, cosa pensa, perché dice una determinata cosa. Perché, adesso, chi ha eh, studiato un po' quello che è la comunicazione, il linguaggio, sa che per esempio il linguaggio verbale, cioè le parole banalmente che vengono dette, rappresentano una quantità infinitesimale della comunicazione, sono quasi del tutto irrilevanti. Quello che veramente conta è tutto il resto, cioè il linguaggio paraverbale e non verbale. Cioè, per intenderci, adesso non mi ricordo la percentuale esatta, se era l'8% o giù di lì, ma... Ma sembra fossimo... parla di 7% della, esatto. del poi insomma 7-8 poi cambia esatto. relativamente parla di circa un 20% della paraverbale per poi esatto. tutto il resto andare sul non verbale. Esatto, esatto. E quindi il è la differenza che diceva prima Serena fra il sentire Sentire cosa vuol dire? Che io sto acquisendo solo le parole che vengono dette e quindi banalmente mi sto perdendo oltre il 90% della discussione. Se poi non ascolto neanche... Ale, lì è proprio da, da stappare lo champagne, cioè lì è, è finita. Ma se, se io riesco veramente a immedesimarmi nell'altra persona e quindi a capire... Perché sta usando quelle parole? Perché magari sta usando delle parole, ma riesco a cogliere nelle sue espressioni cercando di capire che personalità è e tutto il resto, riesco a capire perché sta dicendo quelle cose. E quindi anche qui riesco magari a sanare una lite, riesco veramente a capire che sì, lui sta usando quelle parole, sta dicendo quelle parole, ma in realtà quello che mi vuole dire o il motivo per cui me lo dice sono altri. E anche nel rapporto familiare può essere utile, cioè se io riesco a capire eh, nei confronti di un amico, di un figlio, del proprio compagno, della propria compagna, perché fa così, perché mi dice quelle cose, perché si comporta in quel modo che magari a me non piace e magari mi concentro apparentemente solo su quella piccola frase o quella piccola questione o quel piccolo gesto che a me non piace senza però capire che alla fine il problema non sta nella discussione che si è fatta non sta nel piccolo gesto per il quale si è litigato per esempio esempio praticissimo la gelosia il più delle volte non è dovuta al fatto che io penso la mia compagna sia una poco di buono perché anche perché sarebbe controintuitivo poi starci insieme il 99 per cento delle volte facciamo anche il 99.9 per cento periodico delle volte è dovuto a un fatto che io che sono geloso non mi sento all'altezza del mio compagno della mia compagna ho paura sono insicuro e quindi proietto queste mie paure sul mio compagno e sulla mia compagna, pensando che ovviamente qualsiasi altra persona incontri per strada sia migliore di me e di conseguenza me la posso portare via. Quindi, banalmente, quale può essere il rimedio migliore? Se io mi concentro solo sulle parole mi arrabbierò, perché le parole mi dicono che il mio compagno o la mia compagna, che è gelosa mi sta accusando di essere un poco di buono. In realtà il problema non è quello. Ma per fare questo, appunto, mi devo immedesimare nell'altra parte, ascoltare, capire cosa mi sta dicendo e perché me lo sta dicendo, e a quel punto posso puntare a fare la pace, altrimenti. Senza questo ricadiamo nel pacifismo fine a se stesso, cioè quello che dice: Vabbè, ma io siccome sono pacifista non dico niente, sopporto tutto e va bene così. Boh, non so se, se, se sia definibile pace, non lo è. Eh. La pace infatti non è repressione, non è né dominio né repressione. La pace è uno stato di equilibrio totale, di beatitudine, di, di uh, amore, gioia interiore, che poi si esterna anche nella vita quotidiana, che non significa non avere problemi, eh? perché tanti pensano che raggiungere la felicità sia mancanza di problemi. In realtà no perché comunque anche le persone che sono in pace devono subire dei lutti, devono subire magari di rimanere a piedi con la macchina, possono subire insomma dei furti. Quindi insomma, questo è quello che io intendo. Allora sì, vorrei rispondere a questa domanda di Massimo. L'ascolto può dipendere dal grado di consapevolezza dell'io, sì, dipende soprattutto da quello. E è un aspetto molto interessante che magari Marco potremmo fare anche una puntata a sé proprio dove parliamo dell'ascolto. In realtà si voi... apre, lo chiediamo ai nostri amici di farci sapere sì. se, se può essere di interesse. Scrivete, La... scrivete. Certo, io voglio rispondere solo con una. Uno dei detti che dice l'ignorante parla sempre, l'intelligente parla ovviamente eh, con cognizione di causa, il saggio parla solo se interpellato. Ma eh, cosa significa il parlare in questo caso? Beh, sottintende il fatto che l'ignorante non ascolta, l'intelligente uh, ascolta. Ma ma sempre qualcosa comunque da controbattere, nel senso non in senso cattivo, ma nel senso come per dire: um, beh, visto che stiamo parlando di questa cosa, dico anch'io la mia, che è corretto. Mentre il saggio cosa fa? Ascolta il più possibile, perché io più ascolto, più ho informazioni che io posso poi elaborare. Ecco, questo è importantissimo, e quindi le tante informazioni cosa sono? Tutti quelli i riferimenti anche non solo verbali, come diceva come dicevi tu Marco prima, ma anche posso focalizzarmi anche sul paraverbale e sul non verbale della persona, perché rappresentano il suo sentito in quel momento, quindi anche la contestualizzazione di se stesso in quella eh, in quel momento. Sarebbe eh, veramente nostra. bello che tutte queste cose si riuscissero ad avere anche a livello scolastico, cioè pensiamo alle percentuali che abbiamo detto prima, sarebbe come dire che cioè, quando parlo con una persona mi perdo oltre il 90%, sarebbe come dire tutti i giorni che io mangio mangiando il 10% di quello che mangio. Sto mangiando davvero, cioè tanta roba eh. ma bello. in realtà anche quando mangiamo manca la consapevolezza ma anche qua si aprirebbe un altro un altro capitolo che magari insomma ripeto insomma, sono tutti argomenti che potremmo che potremmo poi eh, poi trattare ehm, quello che tu hai detto prima Marco mi ha aperto un altro spiraglio mentale cioè, noi, eh, noi siamo, in, cioè, eh, quando ovviamente eh, parliamo di guardare soprattutto noi stessi, di ascoltare gli altri, eh, che è quell'aspetto del cosiddetto perdono. Perché solo chi è in pace riesce davvero a perdonare. E cos'è il perdono se non la comprensione dell'altra persona. Ecco. Eh, io comprendo cos'è, quindi la famosa empatia di cui si parla tantissimo. Ma che in realtà non si conosce bene perché l'empatia viene spesso confusa con il ricalco della PNL. In realtà, l'empatia è comprendo perfettamente la tua situazione di questo momento, la comprendo, non la capisco di conseguenza uh, percepisco quello che provi, percepisco perché ti sei comportato così e quindi perdono, ma ricordiamoci sempre che il perdono è sempre nei confronti di se stessi, non è mai nei confronti degli altri. Diverso il ricalco di cui dicevo poco fa in PNL, dove ti dicono no, se l'altra persona si mette così mettiti così anche tu se l'altra persona invece si mette così beh mettiti così anche tu a me sembra eh, il ricalco insomma che viene in realtà a un'accezione reale di eh, utilità, in realtà viene utilizzata come scimmiottare come un modo per scimmiottare l'altra persona perché non è empatia cioè il il vero ricalco in realtà sarebbe l'empatia, ma la maggior parte delle persone non riescono a, a, a fare questo. Siccome gli viene detto se l'altra persona guarda in alto, guarda in alto anche tu. Se si eh, mette eh, la giacca elegante, allora mettiti la giacca elegante anche tu. Se l'altra persona mm, eh, fa un gesto, beh, fallo anche tu perché l'altra persona, insomma, sente che tu... Uh, che tu sei come lei, no, in realtà la stai solo scimmiottando. Ecco quindi è, è molto diversa l'empatia: è proprio io sono te in questo momento. È il famoso mettersi le scarpe degli altri e fare lo stesso percorso. E quindi uh, ripeto: chi è in pace in realtà riesce anche a perdonare il. Pacifista, no, il pacifista non riesce a perdonare perché comunque continuerà a dare la colpa all'esterno della situazione che si è creata, quando invece ricordiamoci sempre che le situazioni che noi viviamo sono in realtà un incontro di vibrazioni di cui anche noi facciamo parte. Ripeto quello che ho detto prima. È inutile che noi pretendiamo la pace dall'altra parte del mondo quando in realtà siamo in eh, guerra col nostro vicino di casa, magari anche per delle cose futili, perché ha parcheggiato nel mio posto auto, perché il cane ha fatto la pipì eh, nel mio giardino, cioè voglio dire, eh, o perché. Eh, ieri mattina che volevo dormire un'ora di più ha acceso la radio e, e quindi mi ha svegliato perché la radio era troppo alta. Ecco, noi siamo in guerra per questi motivi qua, quando in realtà basterebbe semplicemente dialogare, non offendere o aggredire, ma dialogare, comprendere e semplicemente parlarsi. Cioè, tutte le persone che possono essere chiamate tali sono dotate di dialogo, sono dotate di linguaggio e quindi anche quella che in termini molto più globali, molto più ampli e più ampi, si chiama eh, Cerchiamo una soluzione diplomatica. Ma diplomatica, ripeto, non è mai un'imposizione di uno sull'altro perché quella di nuovo lo ripeto per l'ennesima volta stasera, dominio da una parte e repressione dall'altra. Cosa che avviene spesso anche nei in famiglia, avviene, avviene sul posto di lavoro, avviene anche con i nostri animali. Cioè tu cane vieni in casa, ma stai fermo lì. E io lo posso dire perché quando porto il mio cane in casa io gli dico devi stare fermo lì, perché perché sennò inizia ad andare a segnarsi il territorio in casa e io questo insomma non lo voglio, però è ovvio che il cane in quel momento reprime i suoi istinti primordiali. Ecco, questo è solo per dare ovviamente un, eh, un esempio di quello che vorrei trasmettere stasera. Marco. Presente. Presente? <ride> allora, no, io Alza vorrei... la mano. Ok, ci sei. Anche <ride> ah, quella che vuoi. <ride> no, allora, io volevo sfruttare tra virgolette eh, tre, tre commenti che sono arrivati. Il primo, appunto, era proprio mi ha anticipato esattamente quello che, che mi era venuto in mente su, sentendo quello che dicevi, quindi sulla parola stessa, perdono. E quindi io, eh, quando riesco veramente a fare un dono ad un'altra persona, quindi a privarmi eh, di qualcosa, senza che questo mi pesi ovviamente, cioè facendo sì che questo diventi una gioia in primis per me che sto donando, beh, intanto quando voglio bene all'altra persona, perché il fatto di sapere o immaginare che questa persona possa essere felice al solo fatto di ricevere un mio dono. Beh, questa cosa non ha, non ha confronto, cioè potrei privarmi di qualsiasi cosa, ma la gioia di quella persona è sempre più importante in una scala di felicità. Ma l'altra... Sì, prima che passi all'altra domanda, in effetti il perdono, come dicevo prima, lo può raggiungere solo chi è in uno stato di pace. E per raggiungere lo stato di pace c'è... Lo step eh, precedente, che è la gioia, ma per raggiungere la sì, gioia so. c'è uno step precedente che è l'amore incondizionato. Quindi, è, io perdono proprio perché amo. Quindi, il voler bene, come dicevi tu, amo a prescindere l'altra persona. Quindi, se la amo e la comprendo, perdono. Quindi dono me stesso. Dono esatto. E io mi libero delle zavorre di quelle tossine che mi uh, andrebbero a mh, come posso uh, definire che mi andrebbero comunque a abbassare il mio stato di pace. Quindi non sarei più in equilibrio, ma inizierei ad essere disequilibrata in questo senso: esatto, esatto. Infatti, proprio su. Eh... Proprio su questo discorso eh, 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 c'è il termine e il collegamento anche alla domanda, poi successiva che eh, ci poneva Matteo, che intanto mando in onda mentre finiamo quello precedente. Il fatto di donare eh, e quindi di provare piacere nel dare qualcosa a qualcun altro non è un aspetto meramente quantitativo. Perché a quel punto uno potrebbe pensare: Beh, se uno ha tanto, gli sarà più facile donare, se uno ha poco, è poverino, magari vuole anche bene, ma che deve fare? In realtà è l'esatto opposto, spessissimo, ma proprio perché non c'è una correlazione reale. Uh, è un aspetto qualitativo come diceva giustamente Serena cioè non dipende da quanto ho e allora mi è più facile o più difficile ma dal mio grado di felicità cioè se io sono già felicissimo di quel poco anche pochissimo che ho ma sono felice il fatto che già io sia felice e in più possa fare felice una persona a cui voglio bene anche togliendomi qualcos'altro da quel già poco che ho e non può che aumentare. E di qui la domanda successiva, cioè perdonare nel profondo significa dimenticare il torto o è autentico anche il perdono che non dimentica secondo voi? E più che anche io personalmente reputo che quello vero sia il perdono senza dimenticare. Cioè perché è come se io mi facessi rimuovere un pezzo di memoria e io sono arrabbiato con una persona perché ha fatto una determinata cosa. Non mi ricordo più che quella persona l'ha fatta, e quello non è perdono, quello è rimozione. Cioè, non potrei essere arrabbiato con quella persona se non mi ricordo il perché. Quindi, anche volendo, non è una mia azione di perdono e mi sono dimenticato, tra, tra virgolette. Cioè, non, non potrei fare altro. E nel secondo caso invece, ovvero perdono, cioè io, pur ripensando anche un domani a quell'episodio che anche tanto mi ha fatto star male, non mi fa più stare male. Ma perché? Perché ho capito il motivo per cui l'altra persona ha fatto quel gesto, ho capito che quella persona si è pentita di aver fatto quel gesto e che non voleva in fondo farmi del male ma potevano esserci motivazioni altre riprendendo l'esempio della gelosia che facevamo prima e molte volte un tradimento non è una volontà di far male all'altra persona tante volte può essere una richiesta di attenzione tante volte può essere una sorta di urlo eh, per far capire che io non sto bene Ovviamente poi ci sono mille varianti di questa roba qua. E quindi se io banalmente, invece che concentrarmi o rimuovere quel fatto, quindi dimenticarmelo, riesco a comprenderlo per davvero, beh, a quel punto non è più un problema per me pensare a quell'episodio. L'ho capito. E se io ho capito perché quella cosa è successa, non ho più motivo di arrabbiarmi, è passata. Cioè, non, non ha più senso. Ovvio, che questo diventa poi più facile anche col tempo. Le ferite, quando sono calde, bruciano sempre. E quando uno si scotta all'inizio, fa più male che dopo una settimana. Però d'altronde il fuoco è il primo elemento eh. che interviene in una ferita esatto. <ride> e quindi penso che molto dipenda da quello. Cioè, anzi, il fatto di dimenticare è tante volte è solo apparente, cioè, vuol dire che magari mi sto continuando a fare del male senza neanche saperlo, cioè quella diventa più un'accettazione che non un perdono vero e proprio. Perdono vero e proprio per come lo intendo io, appunto distinguendolo da, da pace e pacifismo, eh, cioè fare la pace con una persona vuol dire sentirsi in pace con quella persona, non voler dimenticare al fine di, ma essere in pace. Eh, se no diventa pacifismo appunto siccome Ma io voglio essere pacifico a qualsiasi costo pur anche tirandomi delle gran martellate su, sugli alluci che così è faccio che siamo in pace poi appunto la sera torno su facebook oh, e scateno tutta la bile cioè, non è pacifismo infatti Marco tu hai fatto un esempio io sono in pace quindi cosa significa cioè c'è uno step addirittura superiore tra, che, eh, tra il dimenticare l'accettare eccetera nel momento in cui io comprendo in realtà il torto non c'è mai stato quindi non dimentico il torto o lo ricordo. In realtà quel torto non c'è mai stato perché io comprendo la situazione. Quindi per me non è più un torto, è semplicemente una cosa che si è evoluta così e quindi sono in pace e quindi posso perdonare. Ma non, mh, dopo, se non mi è più utile nella vita, lo posso anche dimenticare, ma non è necessario. Anzi... Uh, il ricordare comunque quella uh, situazione mi permette di non uh, perdere più il mio equilibrio in, in una eventuale reiterazione di quell'atto. Quindi la pace è proprio andare oltre, cioè quella, quel torto non c'è mai stato. Ecco tutto qua perché nel momento in cui io comprendo, in realtà sto modificando il passato. Ed è interessante questa cosa perché si dice che non si può cambiare il passato, ma si può costruire un futuro diverso. Vero? In realtà nel momento in cui io ho una percezione diversa di quella che è stata un'azione nel passato, in realtà ho cambiato il passato. Perché ho cambiato le memorie che riguardano me, il mio DNA e anche la memoria e il DNA di quella, di quella o quelle persone che sono state coinvolte. Quindi in realtà abbiamo cambiato anche il passato. Eh sì. e, e, e qui c'è un altro spunto importante, c'è un altro passaggio importante che ci suggerivano sull'ego, perché poi anche qui, in una sorta di visione anche involontariamente sempre di eh, dualità e di contrapposizione, sembra che il poter andare d'accordo con gli altri debba necessariamente comportare una distruzione del proprio ego o che una coltivazione del proprio ego eh, debba necessariamente portare a un conflitto con tutti gli altri. In realtà, Penso che non sia così in nessuna delle due ipotesi, cioè, dipende sempre anche qui più da un aspetto qualitativo che non quantitativo, perché se io col mio ego, quindi con me stesso, non sto bene perché è troppo in alto o perché è in troppo in basso, quindi magari sono totalmente insicuro, ho paura, e, e questo non, non mi aiuta né in un caso né nell'altro a star bene con gli altri. Se io ho un mio ego ben sviluppato, ma non contro qualcun altro, al fine semplicemente di stare bene io, quindi <ride> che non vuol dire necessariamente, siccome sto bene io, devo far stare male qualcun altro, cioè, dipende sempre da come lo sviluppo. Non è detto che se io faccio al culturista lo faccia per spaccare la faccia alla gente. Cioè, può essere anche solo che io voglio sviluppare il mio corpo, ma non è automatico il passaggio successivo. È ovvio che così... grosso. Anzi, tante volte sono è di esatto una posto. moderatezza, di una tranquillità, proprio è l'esatto esatto contrario, sicuri. non è l'esternazione di, di rabbia, esatto. anzi forse la rabbia la si ritrova in persone che sono, tra virgolette, molto più esili eh, esatto. fisicamente. Beh, ma lo vediamo, penso sempre per tornare agli esempi, agli esempi del poveruomo che tanto piacciono a questo poveruomo, lo vediamo con i cani. Quali sono i cani che abbaiano di più? Mica gli alani, sono i chihuahua. e eh, Perché poi ovviamente c'è anche il chihuahua che non abbaia, però tendenzialmente il cane più piccolo è e più abbaia, più grande è e più è difficile che abbai. E c'è un motivo, cioè non è che è casuale, eh, nell'antichità i nobili avevano sempre entrambe le taglie dei cani, tenevano una schiera di cani piccoli, perché erano quelli che davano l'allarme, perché appena sentivano muovere una foglia iniziavano ad abbaiare, e poi c'era la schiera di quelli grossi, che non faceva un fiato, ma se vedeva qualcuno lo faceva a brandelli. Quindi non so quale delle due sia meglio o sia peggio, perché uno tutto sommato abbaia, 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 ma è pacifico, appunto, mettiamola così, no? <ride> è una mera, è una mera buttad quella di abbaiare. E l'altro non abbaia, eh, però quando decide poi sono, sono quelli amari, come si suol dire, <ride> quindi non so, forse è meglio quello che abbaia, però alla fine deriva più che altro da quello, cioè il cane piccolino tende ad abbaiare paradossalmente perché già si, si sente aggredito a prescindere, vede tutto più grande di lui e, e quindi si sente perennemente in pericolo. E questo si ricollega molto a quel discorso dell'ego che facevo prima, eh, di quella credenza di no, tu devi distruggere il tuo ego perché così riuscirai a stare... E eh no, cioè, mh, ovvio, non lo devi cristallizzare, cioè non devi pensare che io devo aumentare il mio ego per diventare più grande degli altri, tu devi stare bene col tuo ego, accettarlo per quello che è, nelle parti belle nelle parti brutte, cercare possibilmente di migliorare quelle brutte ma proprio al fine di star bene con gli altri non, certo, non devi si arrivare potrà ad una, mai tra, ad una trasmutazione dell'ego esatto. in sé, ma non va mai annichilito, non, non va si a potrà la... mai stare bene con nessuno fin quando non si riuscirà a stare bene con se stessi. Eh, è quasi sequenziale la cosa, cioè si parte da, da uno, se già quell'uno non va bene, già due sono troppi, vuol dire che già è difficile che riuscirò a star bene con un'altra persona, figuriamoci con cento. Se io inizio già a stare bene con quell'uno, beh, allora è molto più probabile che potrò stare bene anche con due, con tre, con quattro, con cinque e così via. Allora Marco, io volevo, stiamo, ci stiamo avviando ovviamente verso la conclusione, eh, sempre sul messaggio di Massimo che dice diventa difficile capire gli altri e perdonare eh, se si vive nell'egocentrismo. È verissimo. Ecco, allora io qua consiglio sempre, siccome gli altri sono il nostro specchio, noi non dobbiamo capire gli altri, ma in realtà il messaggio di noi che gli altri si stanno dando, perché comunque... E loro stanno dando dei messaggi, quindi se noi riusciamo a capire noi stessi, cioè quel messaggio che riguarda noi, di riflesso lo mettiamo su di loro, quindi li comprendiamo. È... Sembra un. Uh, come posso dire? Sembra complicata la cosa, ma in realtà no, perché. L'altra persona sta riflettendo una parte di noi e quindi noi nel comprendere quella parte che ci appartiene comprendiamo anche, anche l'altro. Allora, e far poi fare volevo un esempio: focalizzati... anche del chihuahua serena tu prova a pensare, se noi tutti fossimo dei chihuahua, cioè io provo a capire un'altra persona mentre mi sta parlando, a star bene con un'altra persona mentre faccio così. E intanto l'altro vita... ti parla. È un casino. Quindi, se io già di partenza non ho quell'ego sano che mi permette di stare tranquillo, cioè né in offesa né in difesa, cioè io non mi sento di partenza né aggredito né aggressore, sono qua, sto bene, e questo mi mette nella condizione migliore per poter ascoltare e interfacciarmi con un'altra persona. Al momento stesso che io mi metto nella posizione o di sentirmi già in partenza aggredito senza motivo, o di dover io aggredire perché vince chi tira il primo colpo quindi glielo devo dare prima io cioè, e, e lì è finita cioè, lì sono saltate le basi esatto. senti poi Marco c'è anche un consiglio che ovviamente dobbiamo dare a tutti coloro che vogliono prima diventare culturisti no, prima aspetta. questo che è bellissimo non è chi... eh, bellissima questa cosa <ride> vuol dire che non devi far pace con nessuno <ride> non ricordo con chi devo far pace però c'è il consiglio sempre di Massimo che ci dice ovviamente: se vuoi diventare culturista, non devi seguire le ricette del carpe. Beh, diciamo che quelle del carpe sono più adatte ad un matrimonio che non a qualcuno che muore. che sono una fogna. Notoriamente, mangio quantitativi di roba incessanti. Eccolo qua. Ehm... Ecco, sì, quindi io direi Marco, ci stiamo avviando verso la conclusione, non so se c'è qualche altro messaggio che, da cui magari vogliamo... Eccolo qua. Oggi è piuttosto difficile essere noi stessi perché è forte in noi la paura del rifiuto e dell'abbandono. Ma sì, tra l'altro abbiamo affrontato, oggi le abbiamo quasi nominate tutte, eh, si tratta proprio di, delle prime due ferite. Eh, emotive che vengono proprio ehm, trattate in realtà dall'essere umano perché anche se per come sempre vi ricordiamo e certo ogni ferita. <ride> la ferita da rifiuto è una ferita che si sviluppa già nelle, nello, eh, nel feto quindi diciamo nell'età intrauterina mentre l'abbandono eh, può svilupparsi sia nell'età intrauterina che appena eh, durante il parto addirittura o appena nati quindi sono quelle più radicate non sono quelle più diffuse ma sono quelle più radicate quindi per questo è molto difficile eh, appunto riuscire a, mh, ad arrivare ad una accettazione e ha un ritorno del potere personale perché in realtà l'abbandono altro non è che una liberazione dalle, eh, dalle catene. Quindi <clears throat> ecco perché è difficile essere noi stessi perché proprio sono le due ferite eh, che noi sperimentiamo fin da, fin da subito praticamente. Anche se poi eh, quella. Da ingiustizia e da umiliazione, forse sono le due più diffuse nell'essere umano di per sé. Eh, Coadiuvate da quella da tradimento, così dai le diciamo tutte e, <ride> e ci siamo. Ecco eh, questo, insomma, per concludere. Anche con questo, con, con una nota di allegria, sì, esatto, c'è <ride> la soluzione. C'è la soluzione che è lo sviluppo dei nostri talenti a seconda della ferita che in quel momento ci sta, eh, diciamo si è aperta di più rispetto alle altre, basta sviluppare, basta, insomma, non è semplicissimo, altrimenti non ci sarebbe la ferita, eh, sviluppare quel tipo di talento e eh, si risolve eh, quella quel disagio, quella disarmonia, quella mancanza di pace interiore. Marco, io direi, dai, qualcosa in conclusione. Ah, come, come dico spesso, cioè anche in questo caso può sempre tornare utile, viene sempre buono come il pane a tavola, eh, concentrarsi sempre sulle, sulle azioni e sulle conseguenze. Eh, pochissime volte Uh, si riesce veramente a guardare al di là del, del primo step azione-reazione. Quindi spesso, troppo spesso, sempre più spesso, purtroppo, si tende a, a sbagliare anche senza volerlo, cioè a sbagliare anche in buona fede. Che è ancora più brutto, perché poi la persona ci rimane, ci rimane oggettivamente male. Perché dice, ma io avevo fatto tutta questa cosa qui a fin di bene, perché volevo, pensavo fosse la cosa giusta, credevo fosse la cosa giusta. L'analisi un po' più lunga, eh, non solo del primo step, quindi concentrarsi sempre su cosa produce questo ma anche banalmente nelle, nelle notizie che si sentono, nelle, cioè proprio fare questo tipo di analisi, adesso senza voler entrare nel merito, abbiamo sentito in questi giorni delle sanzioni, quanti si sono posti al di là del tema specifico, il problema di dire, ok, dunque io adesso faccio le sanzioni a te, quindi poi cosa succede? Quest'altra cosa e di conseguenza cosa può succedere? Quest'altra. E quanti invece ci siamo ritrovati a dire è giusto e sbagliato punto cioè, è così fine della discussione ecco secondo me per quello che vale è giusto e sbagliato non funziona quasi mai se non accompagnato da quello che dicevo invece prima cioè io faccio questa cosa mh, vediamo cioè, anche qui porsi in maniera neutrale di fronte alla notizia di fronte al singolo avvenimento senza il pregiudizio cioè, succede questo ottimo, quindi che cause può produrre questa roba qua, verosimilmente e poi non è che bisogna fare gli indovini cioè non è che bisogna eh, saper leggere nel futuro cioè oggettivamente pensare adesso io esco esco fuori, apro il cancello esco, fuori. il primo che incontro gli do un centrone sul naso cosa può succedere? Non è difficile da immaginare, cioè, non è che bisogna avere il dono della preveggenza, e, e quindi capire per ogni azione e per ogni cosa che avviene che sento che sta avvenendo, pensare sempre alle conseguenze successive, e da quelle conseguenze, quali possono essere le successive, e così via. Questo aiuta sicuramente a non rimanere un passo, sempre indietro, che purtroppo è quello. La, la condizione nella quale ci ritroviamo spesso, cioè inseguire i problemi invece che risolverli o ancora meglio evitarli anticipandoli. Eh, la, la posizione dell'inseguitore, soprattutto se più lento di chi sta inseguendo, rischia di diventare imperitura, cioè rischia di, 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 di puntare all'infinito, tutto qua. Sì, io volevo concludere dicendo: insomma, che quando ci si chiede non comprendo perché quella persona si è comportata così. Beh, ne abbiamo parlato durante tutta la, uh, la puntata di oggi. Eventualmente andatevi a riascoltare rivedere questo video perché tutta la puntata è stata proprio improntata su questo: cioè la pace è comprensione, è empatia. Quindi eh, il chiedersi non comprendo come mai quella persona, quel gruppo di persone, quella ovviamente si sono comportate così e verso la fine ne abbiamo parlato, gli altri sono il nostro specchio, ci stanno dando dei messaggi che riguardano noi stessi. Quando noi capiamo quel messaggio su di noi, riusciamo a comprendere quell'atteggiamento, quella situazione, quella contestualizzazione di quella persona. In quel momento, quindi ricordatevi sempre comprensione per essere in pace, altrimenti siamo sempre nella situazione di conflitto. Io volevo Serena, perché sembra che un, un sottrarsi e non mi sembra giusto per quanto non, non voglio appunto poi scatenare polemico o quant'altro, ma mi sembra giusto dare una risposta. Uh, a Vittorio, anche per cercare di unirla a quello che abbiamo detto fino, fino a qui, uh, domenica, appunto, ha, ha visto Carpe Oro. ha elargito offese senza limiti, dato che stimo molto. No, io non sono dottore. Dottor Rodovico vorrei comprendere se si dissocia da quel comportamento davvero inqualificabile. Allora, e non lo condivido, non ho bisogno di dovermi dissociare anche perché è brutto come termine, non lo condivido nel senso che non è il mio assolutamente né come modo e in questo caso specifico neanche nei, nei contenuti di per sé, però lo rispetto, cioè io al massimo cerco di capirlo, cioè quello su cui mi pongo un cruccio è il cercare di capire perché magari sta compiendo quell'azione o sta dicendo quelle cose in quella maniera, soprattutto se di base, come è questo il caso, stimo quella persona e quindi non lo reputo, perché se uno nei confronti di un'altra persona lo reputa un poveretto, uno stupido, allora vabbè, non, non si pone neanche il problema, ma soprattutto se io stimo quella persona, eh, pur magari avendo una visione diametralmente opposta, in realtà non mi pongo tanto il problema di dissociarmi o di associarmi, di essere d'accordo o di non essere d'accordo. Il problema primario che mi pongo è cercare di capire, pur rimanendo della mia idea, non c'è bisogno che le due cose debbano coincidere, ma proprio in virtù di quello che abbiamo detto tutto stasera, tutto quello che abbiamo detto stasera di capire cioè, una persona X se sta dicendo determinate cose e magari le sta dicendo come abbiamo detto al di là delle parole in un determinato modo un motivo ci deve essere giusto o sbagliato che sia non sta a me deciderlo men che meno se non l'ho ancora compreso ma alla fine penso che rimaniamo sempre lì cioè nella famosa importanza del, del rispetto, cioè quando io intanto ho la possibilità legittima di sentire o di non sentire quella persona. Non sono ovviamente, cioè se uno mi venisse in casa e mi, mi obbligasse per un'ora per forza a, a dover sentire qualcosa su cui non sono d'accordo, ovviamente questo diventerebbe già... Un filino più, più coercitivo, ma intanto ho la libertà di, di non sentire quello che mi dice quella persona X adesso abbiamo fatto l'esempio specifico, ma vale per il mondo, tutto, e quindi se io vedo che una cosa non mi fa stare bene, e non c'è bisogno di andarmela a cercare, cioè la evito. Ma se non voglio evitarla e magari mi interessa anche a prescindere dall'essere d'accordo o meno, e beh, il primo modo per riuscire ad approcciarla in una maniera di pace e non pacifista è quella appunto di non mettersi nella posizione né di sentirsi aggredito né tantomeno di sentirsi in dovere di aggredire. Quindi nel momento in cui un'altra persona chi che sia, dice qualsiasi cosa fosse anche la, la, la peggiore, la meno condivisibile, la più assurda, faccio un esempio pratico: cioè a me i famosi terrapiattisti, ma non danno nessun fastidio, anzi, mi, mi affascinano quasi come, come modo di pensare. Cioè, perché io mi devo sentire minacciato da un terrapiattista? Che male mi fa a me il terrapiattista? Invece, ma è scemo perché la terra è rotonda. E chi se ne frega? Cioè, ma a me mi cambia realmente qualcosa sapere domani se è rotonda, se è piatta, se è piatto se è rotonda? Cioè, è davvero importante questa cosa per me. Tale da dovermi porre l'ambizione o il dovere morale di doverla smentire, confutare o provare. Ma chi se ne frega? Ma perché? Perché non sono tranquillo, vivo bene, se, se, se domani mi dicono che è piatta, vivo bene, se domani mi dicono che è rotonda, vivo bene uguale, se è ellittica, uh, ancora meglio. Se, se, cioè, chi se ne frega? E il problema è non, non andare sempre negli estremi, perché c'è stato un momento de, del nos, sulla nostra terra in cui... Probabilmente mo quelli molto molto lontani, dove tutto era ben chiaro, perché sapevano a menadito anche le costellazioni, i movimenti, le stagioni, cioè, facevano le previsioni, quindi eh, forse ne, ne avevano capito un po' di più. C'è stato un momento dove bruciavano quelli che dicevano che era rotonda, e adesso che facciamo? Ci mettiamo a bruciare quelli che dicono che è piatta. Ma facciamo che ognuno dice quello che vuole, ma chi se ne frega, cioè fino a che questo non condiziona la mia vita! Che uno mi viene a dire siccome la terra è piatta, tu da domani non puoi più lavorare se non hai un tesserino, per esempio. Allora, questo magari mi, mi implica un problema. Sì. Dico: no, momento, allora, parliamone, e mm, mettiamoci d'accordo. Ma se no, ma a me cosa mi interessa? Cioè, a me cosa mi toglie. Cioè, questo, in effetti, è in qua senso. che si perde la pace quando si continua a voler capire delle posizioni che non si condividono. Allora, o ti metti lì e comprendi la persona, oppure ognuno è libero di dire e di fare quello, quello che vuole, finché, come dicevi tu, appunto, non, non mi lede, ma anzi, io sono anche dell'idea che ascoltare. Eh, Idee diverse ci aiuta in realtà ad aprire un po' di più il nostro spirito critico. Non certo. significa condividerle, ma significa aprire un po' di più lo spirito critico, e magari se una cosa mi dà fastidio, posso sempre chiedermi: beh, perché mi dà fastidio? e quindi lavorare su di me. Eh, tutto Anche perché mi pongo sempre nella posizione di. Poter scoprire anche a distanza di anni che magari quello che ritenevo assolutamente sacrosanto, magari alla fine non era la cosa giusta. E qui per concludere e spezzare anche una lancia a favore sia della tesi che della persona del Carpe Oro, io vi consiglio e lo consiglio sempre a chiunque di guardare un suo video. Eh, di cui adesso per fare bella figura non mi ricordo il titolo. Uh, mi sembra tutti contro tutti, una roba del genere, un video anche abbastanza lungo dove lui rianalizza tutto il periodo di tangentopoli e di cosa dovrebbe essere la politica che probabilmente se l'avesse se quella conferenza fosse stata fatta nel 92 l'avrebbero linciato, l'avrebbero rincorso con le Molotov. In realtà a me ha cambiato, ha stravolto completamente la prospettiva e mi sono reso conto di quanto forse abbiamo sbagliato in quel passaggio storico, pur in buona fede, attenzione, cioè non perché eravamo stupidi e non perché eravamo cattivi, pur in buona fede. Ma se io non avessi ascoltato quel pensiero che era diametralmente opposto a quello che avevo io, e questo errore non l'avrei mai capito. Il che non vuol dire che poi tutti quelli che la pensano al contrario di me abbiano ragione e viceversa. Ma ribadisco, come abbiamo detto per tutta la puntata, ascoltare è il primo step, poi c'è il capire e poi non è detto che ci sia il condividere. Io ascolto, capisco e poi a quel punto posso decidere di essere d'accordo o non essere d'accordo. Ma Ma il fare primo un esempio... step è ascoltare. Fare un esempio molto banale, molto più pratico è come andare ad una partita di calcio: io sono juventina, tu sei milanista, cioè, questo non toglie che io sono juventina e tu sei milanista, però, l'analisi obiettiva della, par della partita è un'altra cosa. Ma rimaniamo poi ognuno tifosi della propria squadra. Ecco tutto qua. Lavorare su di sé o andare a fare un, un aperitivo con i terrapiattisti non vedo soluzioni al di fuori di queste due: sono d'accordo. In realtà, andare a fare un aperitivo con un terrapiattista è lavorare su di sé. Abbraccio un terrapiattista dai, siamo andati piacevolmente lunghi. Uh, sì, scusa, stavo anch'io guardando. <ride> <ride> eh, è, è, è tutto lì, cioè, qui, cioè, è centrato l'obiettivo, lo lo, certo. È proprio sì. quello, cioè, però ritengo che poi ogni cosa abbia i suoi momenti, ogni cosa e soprattutto. Sembra brutto, ma io sono sempre avuto molto fermo col concetto di non fare agli altri eh, quello che non vuoi che venga fatto a te, il che non è sempre giusto, nel senso che se poi uno ha desideri strani rischia di, di non essere un buon, un buon consiglio, dice a me piace essere preso a botte, quindi prendo a botte chiunque mi capiti a tiro. Però scherzi a parte, cioè... Io penso che nessuno di noi si sia mai voluto sentire insultato, nessuno di noi abbia piacere a potersi sentire dire che non, non può parlare, non deve parlare, che non capisce niente e così via. e que Quindi questo non per fare una difesa d'ufficio, diciamo, eh, ma in generale è così. Cioè, se io fossi... <ride> eh, Marco, vale questa è una provocazione nei tuoi confronti, sappilo Ah, veramente no, eh sì. ma io <ride> Massimo, <ride> no, no. se dici così, se scrivi così, guarda che domattina siamo ancora qua. Eh. <ride> sì, sì, io posso andare avanti le giornate, altro che le ho. <ride> Mi piglio per stanchezza. <ride> io ricordo quando c'erano i bei tempi che si potevano fare le conferenze dal vivo, i corsi dal vivo, queste cose qua. E la prima cosa che dicevo quando iniziavo dicevo beh ragazzi io non ho l'orologio quando siete stufi o quando non vedo più, più nessuno in sala io smetto Vabbè, <ride> allora chiudiamo svelando un segreto serena per difendersi da me ha messo il blocco che dopo due ore di chiamata cade la linea così anche se no l'ha messo direttamente <ride> l'operatore <ride> <ride> No, lo so, ah, sì? no, serve, serve come autotutela, serve per autodifesa, quello. non è un gesto di offesa, ma è autodifesa pura. Quello. Bene, c'è già chi chiede chi fa la carbonara per poter andare avanti. insomma chiunque, Va, chiunque. Ecco. Va bene chiunque. <ride> Allora ragazzi, grazie ovviamente come sempre di cuore per, per essere stati con noi, per averci dato tantissimi spunti di, di riflessione. Grazie di cuore. Ovviamente live, ci vediamo venerdì alle 13.30 con Stampa e Omissis e poi ovviamente martedì prossimo sempre con cittadino sovrano. Con me Marco, lunedì diri, massimo. Dice, Marco se vuoi ti do il mio cellulare più che volentieri <ride> <Okay>. <ride> tanto notoriamente quelli che mi conoscono sanno che passo pochissimo tempo al cellulare proprio al telefono esatto. passo pochissimo <ride> se volete trovare Marco Ludovico libero dal telefono chiamatelo tra le 6 e le 7 della mattina allora lo troverete libero perché già alle 7 e un minuto è impossibile <ride> Grazie di cuore a tutti quanti. Ragazzi, rimanete con noi anche per tutte le altre rubriche della DMR TV. Buonanotte, buone riflessioni, Sogni d'oro e eh, Marco, un saluto mm -hmm. e? Eh, no, dai, un saluto io ero già pronto col bottoncino <ride> lo so per questo ti ho spiazzato niente un abbraccio un abbraccio vero a tutti è sempre bello cioè si sta creando veramente un bel ambiente sempre più, sempre più divertente come ho detto spesso è un po' come ritrovarsi fra, fra amici quindi diventa sempre più, sempre più un piacere grazie davvero Buonanotte a tutti e sigla!